Ciao, insieme per raccontare quello che è successo questa mattina nel nostro live. Abbiamo parlato di gruppi che hanno fatto la storia della musica, grazie anche a delle vostre richieste. Tra i dischi che avevo così scelto, beh, intanto non sono riuscita a passarne due, ovvero questo qua, Quadrofinia degli U e questo dei Beatles. In realtà sono riuscita a passare però altri brani, come ad esempio un estratto, un singolo del live Queen 2, abbiamo ascoltato Radio Gaga. Poi dall'album dei Dire Straits, questa communiqué, ovvero comunicare, quindi abbiamo comunicato anche con la musica, ci siamo ascoltati Lady Writer che insomma non sapevo, non conoscevo, ma in realtà poi ascoltandola bene assomiglia molto al brano Saltano Swing. Infatti fu anche molto criticato come singolo, che fu il singolo estratto da questo album, nonostante insomma l'album, soprattutto all'estero, ebbe grosso successo. E poi volevo parlare e passare anche un live, che poco spesso si parla di live in questo periodo, insomma, si sarebbero iniziati ad andare a vedere i concerti, cosa che non potremmo fare. Allora ho detto, va bene, con live in sottofondo immaginiamo di essere all'interno di uno stadio, di poterci ascoltare i nostri beniamini. E così ho scelto l'album dei Genesis, che io amo, la follia Phil Collins, e pensavo non tanti lo conoscessero, invece molti di voi l'hanno riconosciuto, ed è qui abbiamo ascoltato Turning On Again, e poi ho chiuso con loro, con gli U2, perché volevo tornare in Irlanda e spero veramente fisicamente di tornarci molto presto, perché a me piace tantissimo l'Irlanda e questo suo modo di vivere bucolico, queste campagne, questo cielo con queste nuvole molto particolari. Ecco, e di qui, da questo album bellissimo, secondo me il più bello in assoluto degli U2, ho estrapolato With or Without You, che poi andando un po' a raccontare la storia, insomma, c'era questo modo doppio di vedere quello che Bono racconta, ovvero una storia d'amore che finisce e quindi insomma tutto quello che ne comporta, oppure quello che riguarda la religione, quindi come Bono si pone di fronte alla religione. Si dice che questa seconda versione sia quella più giusta, ascoltando le parole, che insieme a With or Without You, Over the Street and No Names e I Still Haven't Found What I'm Looking For, che sono i primi tre brani di questo album, stiano un po' a raccontare appunto il modo di posizionarsi di Bono rispetto alla religione. Comunque sì, abbiamo fatto fare un piccolo viaggio. Lo faremo nuovamente. Mi chiedevate quando? Beh, basta guardare la campanella e il reminder e scoprirete quando saremo nuovamente insieme, perché in questa emergenza Covid non possiamo fare che rimanere uniti insieme, ritrovarci anche sullo schermo, chiacchierare e parlare di musica, così come abbiamo fatto anche oggi. Quindi a me non resta che augurarvi ancora una buona giornata. Tra le altre cose, mi è stato chiesto anche di Glamissima, che è uno dei siti dove ci sono le recensioni di calze e intimo. Io ho recensito delle calze, quelle che ad esempio ho addosso oggi sono state anche recensite, per cui potete andare sul sito di Glamissima a vedere questo, oppure guardarlo anche su Patreon, insomma, che è stato anche pubblicato questo. Comunque sia, per quanto riguarda YouTube, noi ci vediamo molto molto presto. Guardate la campanellina e poi saprete quando ci ritroveremo al mattino alle 9:30. Ciao, buona giornata, un bacione!